Le persone hanno sempre sognato di conquistare altre galassie ed esplorare lo spazio. Ma il fatto è che ci sono ancora molti enigmi nella nostra stessa galassia, la Via Lattea. Per di più, ce n'è uno proprio nel nostro sistema solare. Questo mistero si nasconde da qualche parte nella periferia più lontana e sta sconcertando tutti gli astronomi. Tempo fa gli scienziati hanno notato che qualcosa di bizzarro o inspiegabile stava causando caos nello spazio. Un misterioso corpo celeste stava influenzando le orbite di 6 oggetti più piccoli nella cintura di Kuiper, molto, molto lontano dal nostro pianeta natale. Questo qualcosa ha preso il nome di Pianeta 9 e un soprannome molto meno lusinghiero, Ciccione. Beh, non c'è da stupirsi. Questa cosa è 10 volte più pesante della Terra. Ma subito dopo che gli astronomi hanno iniziato a studiare l'ipotetico pianeta, le cose hanno preso una svolta inaspettata. Ma prima di raccontarti tutto ciò che è stato scoperto, lascia che riassuma tutto ciò che sappiamo sul pianeta 9. Quindi, come ho già detto, questa cosa è enorme, più di 10 volte più grande della Terra, ed è circa 5.000 volte più grande di Plutone. Ecco perché il pianeta potrebbe avere una grande forza gravitazionale. E questo significa che il pianeta 9 è probabilmente un gigante di ghiaccio. Vedi, i pianeti rocciosi, come Marte o la Terra, non possono crescere più di un tot perché sono, pezzi di roccia. Se diventassero enormi come Saturno o Giove, si trasformerebbero in giganteschi giganti gassosi. Ma i giganti di ghiaccio sono un'altra cosa. Non sono enormi come i giganti gassosi, ma hanno un'atmosfera simile. E poiché sembra che il pianeta 9 non abbia le dimensioni impressionanti di un gigante gassoso, ma è più grande di qualsiasi pianeta roccioso, ci può essere solo una conclusione. È un gigante di ghiaccio. E se Ciccione esiste, molto probabilmente le persone dovranno riscrivere i libri di astronomia. Credevamo che Nettuno fosse il pianeta più lontano dal Sole, ma ora sembra proprio che sia il pianeta 9, essendo 20 volte più lontano dal centro del Sistema Solare rispetto a Nettuno. In altre parole, dista 90 bilioni di chilometri dal Sole e la sonda New Horizon della NASA avrebbe bisogno di più di 50 anni per raggiungere il misterioso pianeta. A proposito, la sonda è arrivata fino a Plutone, dopo solo 9 anni a vagare nello spazio. Inoltre, se vivessi sul pianeta 9, un anno durerebbe da 10.000 a 20.000 anni terrestri. Questo è il tempo che impiega Ciccione a orbitare attorno al Sole, a causa dell'immensa distanza tra questi oggetti spaziali. E se per te è difficile da quantificare in termini di tempo, pensa a questo. L'ultima volta che il pianeta 9 era nello stesso posto, i mammut stavano ancora vagando sul nostro pianeta. Oh, e c'erano solo pochi milioni di persone su tutta la Terra. Ovviamente, fino a quando gli scienziati non vedranno il pianeta 9 con i propri occhi, non potranno dire con certezza che esiste. Ma le prove che hanno sono abbastanza solide e la possibilità che il pianeta non esista è davvero piccola, tipo una su 15.000. Altrimenti, bisognerebbe spiegare perché 13 oggetti spaziali al di fuori dell'orbita di Nettuno si comportano in modo così strano, raggruppandosi e inclinandosi in un modo altrettanto strano. La risposta è perché c'è un enorme pianeta lontano che li fa oscillare tutti in una direzione, e dal momento che non esiste nessun altro enorme corpo planetario in quella zona, allora benvenuto pianeta 9, e gli astronomi stanno cercando le prove. Ovviamente, con una distanza così enorme che separa la Terra dall'ipotetico pianeta, è molto difficile individuare Ciccione, ma gli scienziati non rinunciano a questa speranza e stanno cercando il pianeta grazie ad apparecchiature a infrarossi. E se il pianeta 9 esiste, si dovrebbe vedere la radiazione infrarossa. Ma finora, tutto ciò che gli scienziati hanno scoperto sono strani effetti gravitazionali alla periferia del Sistema Solare. Ma allora, se il pianeta 9 non fosse un pianeta? Quest'idea è venuta fuori, per la prima volta, nel 2019 e suggerisce che l'oggetto che ha creato tutto questo clamore potrebbe essere un buco nero. Aspetta. Cosa? E questo significa che inghiottirà noi e tutto il Sistema Solare? Gli astronomi hanno suddiviso i buchi neri in 3 gruppi. Buchi neri supermassicci, buchi neri di massa intermedia e buchi neri di massa stellare. Il buco nero supermassiccio più vicino alla Terra è il Sagittarius A, e si trova quasi al centro della nostra galassia. I buchi neri supermassicci sono giganteschi, possono controllare il modo in cui le stelle si formano e, essendo attivi, sono gli oggetti più luminosi nello spazio. Ma anche i buchi neri più piccoli sono comunque molto grandi,
e onestamente persino più impressionanti, del nostro Sole. Intorno ai buchi neri ci sono dischi vorticosi di materiale e se li vedessi ti ricorderebbero l'acqua che cola nello scarico. I buchi neri generano così tante radiazioni che gli astronomi sulla Terra riescono a rivelarli con i loro telescopi. Ma a parte questi tipi di buchi neri, potrebbe esserci un altro tipo chiamato primordiale. Il problema con questo tipo è che gli scienziati non hanno mai avuto alcuna prova concreta della loro esistenza. Fanno solo delle supposizioni sul fatto che siano da qualche parte là fuori nell'universo. Questi buchi sono antichissimi e piuttosto piccoli, ovviamente per gli standard normali di un buco nero. Gli astronomi credono che siano apparsi alcuni millisecondi dopo il Big Bang e potrebbero aver assistito all'intera storia dell'universo. A quel tempo non erano nate nemmeno le stelle o le galassie. È probabile che ad oggi i buchi neri primordiali più piccoli siano evaporati, ma quelli più grandi potrebbero essere sparsi nell'universo. Ma prima di tutto, come sono apparsi i buchi neri primordiali? Beh, a quel tempo lo spazio non era come oggi. In alcune aree faceva più caldo, in altre più freddo, e alcune aree erano più dense, un bel miscuglio primordiale. Gli scienziati credono che le aree più dense siano collassate formando i buchi neri primordiali, ma la cosa più interessante è che questi buchi erano, probabilmente, così piccoli proprio perché si sono formati subito dopo il Big Bang. Più tempo impiegarono a formarsi, più grandi divennero. La differenza di massa tra quelli piccoli e quelli grandi è paragonabile a quella del Sole rispetto a una caramella. Ma torniamo al pianeta 9, o dovrei chiamarlo buco nero 9 primordiale. Del resto gli astronomi non hanno visto il pianeta con i propri occhi. L'unica cosa che dimostra la sua esistenza è il modo in cui influenza il comportamento degli altri corpi spaziali. Ma non dimentichiamoci che i buchi neri sono famosi per la loro attrazione gravitazionale. Quindi, perché non supponiamo per un istante che quella cosa che si nasconde alla periferia del nostro sistema solare non sia un pianeta misterioso, ma un mini buco nero? Ma anche se questa ipotesi fosse corretta, non avremmo nulla di cui preoccuparci. La Terra non sarebbe in pericolo. I buchi neri primordiali sono troppo piccoli e deboli per causare seri danni al nostro sistema planetario, ma allo stesso tempo possono inghiottire qualsiasi oggetto che si avvicina troppo. Gloop! Ups! Ma come mai agli astronomi è venuta l'idea dei buchi neri primordiali? Per prima cosa non si spiegavano la brillantezza delle stelle, come se davanti gli passasse un oggetto davvero massiccio, ma quasi del tutto trasparente. Inoltre queste stelle non solo hanno iniziato a brillare più intensamente per un breve momento, ma sembravano ricurve, come se si guardassero attraverso una gigantesca lente di ingrandimento. Inoltre, quando gli scienziati hanno creato un buco nero primordiale al computer, da 5 a 10 volte più pesante della Terra e con un'orbita molto distante dal Sole, hanno ottenuto dei risultati davvero interessanti. Lo schema assomigliava così tanto agli eventi che accadono nella regione della cintura di Kuiper che non poteva essere solo una coincidenza. E infine, un buco nero primordiale spiegherebbe perché l'ipotetico pianeta 9 non può essere visto e non produce una radiazione infrarossa. Ma uno dei motivi principali per cui gli astronomi sarebbero estasiati se il pianeta 9 si rivelasse un buco nero primordiale è il mistero attorno alla materia oscura. Forse lo sai che gli scienziati brancolano ancora nel buio, ma che bel gioco di parole, su cosa sia esattamente la materia oscura e pensa che costituisce fino al 30% dell'universo. Ma indovina un po', i buchi neri primordiali potrebbero essere la materia oscura che gli astronomi stanno cercando, o almeno una specie di materia oscura chiamata macho, che sta per oggetto compatto massiccio di alone. Beh, grazie alla grande passione degli astronomi, ben presto potremmo imparare la vera natura della barra del pianeta 9, o meglio, buco nero 9. O forse è un nuovo tipo di buco nero che dobbiamo ancora scoprire, e io non vedo l'ora. Ehi, se oggi hai imparato qualcosa di nuovo, dai un mi piace al video e condividilo con un amico. E qui ci sono altri video che penso ti piaceranno. Basta fare clic a sinistra o a destra e rimanere sul lato positivo della vita.